siamo entrati nella fase della ripartenza. Non a caso sono voluto venire in un cantiere importante dove realizziamo la nuova rotatoria di Via Papiria con la sistemazione e allargamento della strada. Un'opera importante, ma vuole essere anche un segnale che le attività, i cantieri sono ripartiti, stanno ripartendo, perché a questi si aggiungono le manutenzioni che stiamo facendo in alcune palestre, i lavori nella piazza Mendola del Lido per la raccolta delle acque. Sono usciti nuovi bandi per nuovi progetti come la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, ripartiranno a breve anche i lavori della nuova piscina. Insomma, cantieri e progetti che stanno proseguendo e che ripartono. Questo è un segnale che ci dimostra che ci stiamo avviando verso una normalità che dobbiamo riconquistare, non sottovalutando, e qui lo richiamo, mantenendo sempre i comportamenti responsabili, perché ancora il virus è con noi e quindi dobbiamo tenere quei comportamenti che non vanno a svanire il lavoro fatto fino ad oggi, ma che ci aiutino a raggiungere, a ritornare alla normalità. Questo significa che con la ripartenza di questi cantieri, di questi lavori, dei nuovi progetti, ripartono anche le grandi progettazioni per rilanciare e rivalorizzare ancora di più la nostra città. Fano è una bella città e oggi ancora di più merita il nostro impegno, l'impegno di chi lo amministra e l'impegno di chi lo vive.